Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ti parlo di PsyTH, WooCommerce, Multivendor, Marketplace. Nello specifico ti farò vedere in che maniera aggiungere un vendor manualmente all'interno del nostro Marketplace. Ma prima di fare questo ti invito a mettere un mi piace all'interno di questo video, di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella. In questo modo ti raggiungeremo facilmente ogni qualvolta andremo a inserire un nuovo contenuto all'interno di questa piattaforma. Ma adesso andiamo a vedere in che maniera si realizza il tutto. Andiamo! Ok, qui siamo all'interno di una demo di PsyTH WooCommerce Multivendor Marketplace. Quindi andiamo direttamente nella bacheca, così ti faccio vedere in che maniera aggiungere un vendor al nostro Marketplace. Ci basterà semplicemente andare sul menu PsyTH alla voce Multivendor, successivamente su Venditori, su Lista Venditori. Qui vedremo la lista di tutti i venditori che sono stati approvati all'interno del nostro store. Ma possiamo aggiungere un vendor semplicemente cliccando su questo pulsante. Il momento in cui cliccheremo si aprirà una procedura guidata. Da questa procedura ci sarà possibile inserire un nuovo utente oppure selezionare un utente già esistente. Quindi nel primo caso ci basterà cliccare su crea nuovo profilo utente ed da qui avremo la possibilità di inserire nome, cognome, nome utente e email. Nel secondo caso invece possiamo selezionare un utente, per esempio provo a digitare il mio nome all'interno di questa installazione, trova l'utente, ci basterà selezionare l'utente e andare avanti. Quindi clicco su successivo e vado al secondo step. Da qui possiamo andare a inserire tutte le informazioni che riguardano lo store, quindi possiamo caricare un'immagine di profilo, possiamo caricare un'immagine header per lo store, possiamo inserire il nome dello store, lo slug dello store e come vedi già qua possiamo vedere l'anteprima di quello che sarà lo slug che verrà utilizzato all'interno della URL completa e poi possiamo inserire l'indirizzo, quindi la via, la città, il codice di riferimento postale, il paese, eccetera, anche la descrizione e le note legali per l'azienda. Quindi andiamo su successivo, da qui possiamo inserire tutte le informazioni inerenti ai profili social, quindi Facebook, Twitter, YouTube, eccetera. Andiamo sul successivo, dove possiamo inserire tutte le informazioni di pagamento, quindi l'intestatario del conto, l'IBAN, lo SWIFT o il BIC, l'email, PayPal. Andiamo sul successivo. Qui possiamo andare a gestire le opzioni per il vendor. Quindi nel primo caso, nella prima opzione, possiamo lasciare la percentuale che abbiamo già settato all'interno della nostra installazione e quindi la commissione sarà predefinita e quindi del 90%, oppure possiamo anche impostare una percentuale di commissione diversa cliccando qui e andando a sovrascrivere le impostazioni generali. In questo caso noi lasciamo le impostazioni predefinite e continuiamo la configurazione. Da qui abbiamo la possibilità di permettere al vendor di pubblicare i suoi prodotti senza l'approvazione dell'admin, mentre da qui permetteremo ai nostri venditori, quindi al vendor, di gestire i prodotti in evidenza. A questo punto possiamo cliccare su salva. Il venditore Marco Store è stato creato, a questo punto lo store è qui, ma come vedi anche se è stato creato ancora non è abilitato. Quindi per renderlo attivo ci basterà semplicemente cliccare qui e da questo momento in poi il vendor sarà abilitato e lo store sarà abilitato. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo tutorial, ciao!